Allora, siamo qua di fronte all'ospedale di Bergamo, come al solito, perché dopo una lunga battaglia non siamo ancora riusciti ad avere quello che stiamo cercando di avere, cioè i nostri diritti. Praticamente qua adesso abbiamo messo in mezzo l'avvocato con lo sindacato e adesso stiamo andando verso vie legali, perché comunque le nostre richieste, i nostri incontri con la Idra non sono mai andati a buon fine. Noi attualmente abbiamo un contratto di trasporto e logistica, che è una cosa che è adeguata per infrastrutture come porti, aeroporti e grossi magazzini, dove noi attualmente non siamo, perché noi siamo dentro un ospedale, una struttura pubblica, dove ci sono dei degenti, dei malati, e quindi non abbiamo, cioè, questo contratto non rispecchia il lavoro che talmente noi facciamo all'interno dell'ospedale, della struttura ospedaliera. Quindi noi stiamo richiedendo il cambiamento di contratto da trasporti e logistica a multiservizio, perché è quello più adeguato alla nostra situazione lavorativa, in quanto ci concede anche l'indennità di rischio, che attualmente non ci viene riconosciuta. In più, questo contratto qui del multiservizio praticamente ci retribuisce per 8 ore. Attualmente noi siamo retribuiti per 6 ore e 50 minuti, una cosa assurda, però noi lavoriamo attualmente sempre per 8 ore giornaliere. Quindi comunque queste ore straordinarie in più che facciamo non ci vengono riconosciute. Manifesteremo sempre per quanto riguarda la nostra situazione, perché è ingiusta non solo per noi ma anche per altre realtà di servizio pubblico che sfruttano i lavoratori e fanno la parte dei padroni, soprattutto per quanto riguarda CGIL e CISL e UIL, prendono per i fondelli i lavoratori e fanno le parti dei padroni. Noi grazie al cielo abbiamo trovato un sindacato che si chiama USB, che attualmente fa la parte del lavoratore, sta con il lavoratore, tutela il lavoratore, quindi siamo molto soddisfatti di questo sindacato e andremo avanti con loro e poi vedremo, adesso la battaglia continua.